Questo è possibile farlo con la collaborazione della dottoressa Bonannini, che è la nostra punto di riferimento per l'elaborazione dei menù, ma anche, voglio dire, con la volontà di personale che lavora all'interno della nostra azienda. Questi sono gli elementi fondamentali che quest'anno la società sta affrontando. Noi con questo nuovo servizio andiamo a una produzione giornaliera intorno a 3.500-3.700 pasti, che non è di poco conto, quindi quest'anno veramente è un impegno importante. I comuni che noi serviamo sono Montevarchi, San Giovanni, Terranova, Castiglion Fibocchi, Castelfranco Candiscò. Quindi il Valdarno ormai si riesce a averlo quasi tutto in pugno. Questo è importante per noi, è anche un punto, direi, di orgoglio dell'azienda di avere ormai raggiunto questi obiettivi. Questi si sono raggiunti, voi lo sapete meglio di me perché state dietro a tutte le notizie, quindi state dietro anche ai problemi che ci sono dietro alla ristorazione scolastica. Voi avete visto in questi anni, al di là di episodi, voglio dire, che possono capitare a tutti, ma non c'è una sofferenza su questo servizio, anzi questo servizio è visto con grande impegno, è visto bene anche dalle famiglie, quindi diamo una risposta veramente eccellente con le forniture che noi abbiamo di eccellenza, perché noi abbiamo molte forniture di filiera corta dalla carne, e questo vorrei farlo rimarcare. Noi abbiamo la carne bovina con la macellazione Allah, e quindi che i ragazzi anche di religione musulmana possono consumare all'interno delle nostre mense questa carne, e non è, voglio dire, di poco conto. Distribuiremo fra breve il menù come distribuiamo tutti gli anni, che anche questo, voglio dire, per aiutare l'integrazione, è scritto in tre lingue, in italiano, in arabo e in hindi, quindi per aiutare le famiglie a integrarsi, e perché poi anche loro si orientino sul nostro menù in modo più...